Se tutto il mondo guadagnerai tutta la terra, ricchezza, fame, doni, onor, tutti i tuoi piedi, cosa mai ti gioverà se il mondo tu avrai, ma l'anima per sempre perderai. Se tutto il mondo... Carissimi! Per concludere il tema della ricchezza e di come gestire i beni terreni e materiali, oggi abbiamo la famosa parabola del ricco e Lazzaro. Questa è l'unica delle parabole in cui si dà un nome al protagonista. Amici, ascoltiamo questa bellissima parabola e meditiamola con fede per camminare con Gesù e la sua grazia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. Nel nostro primo passo, impegniamoci a non esagerare con la ricchezza nella nostra vita. Il ricco della parabola viene mostrato come uno che esagera con la ricchezza, si veste in maniera lussuosa ed è goloso e organizza spesso banchetti. Gesù non condanna la sua ricchezza, non punta su come ha accumulato la ricchezza e a lui non interessa neanche se era un ladro come l'amministratore disonesto. L'errore di questo ricco è il modo in cui usa la sua ricchezza. Nella Bibbia la ricchezza è sempre un dono di Dio, ma un uso esagerato della stessa porta al peccato, all'egoismo e all'avidità. San Paolo dice: «L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali». Questo ricco era così attaccato alla sua ricchezza che, accumulando, consumando e festeggiando ogni giorno, non si ricorda di Dio, che è unica fonte di ricchezza, e del prossimo. Carissimi, le nostre scelte devono essere ispirate dalla parola di Dio. Ringraziamo il buon Dio per tutto quello che abbiamo ricevuto nella vita dai nostri genitori. Dobbiamo impegnarci a gestire i beni da noi ereditati, i nostri risparmi e i nostri sacrifici con responsabilità. Non esageriamo come il ricco, consumando, festeggiando, comprando e accumulando, solo per noi, più di quello che è necessario per una vita decorosa. Ricordiamoci, carissimi, tutto in questo mondo passa. Allora, impariamo ad attaccarci alle cose più belle e profonde che non passeranno e non finiranno mai. Nel nostro secondo passo impariamo a trasmettere la misericordia di Dio ai bisognosi. Questa parabola ci ricorda quanto la nostra partecipazione sia importante e inevitabile nell'opera di misericordia. Carissimi, la misericordia di Dio passa ai nostri fratelli bisognosi, sofferenti e lontani attraverso noi. In modo concreto possiamo, anzi, dobbiamo dire che la misericordia di Dio dipende da ognuno di noi. Noi siamo l'unica Bibbia per tanti nostri fratelli che seguono il nostro esempio e leggono dai nostri comportamenti.
Se noi come credenti dignitosi, amati, perdonati, salvati e custoditi dalla grazia di Dio, ci chiudiamo come il ricco nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, nella vana gloria, tanti nostri fratelli rimarranno come Lazzaro, coperti nelle piaghe del dolore, nella povertà e nella solitudine, e non avranno l'opportunità di avvicinarsi a noi e a Dio. Amici, la ricchezza è un dono di Dio, ma la povertà è sempre una disgrazia e una responsabilità dell'uomo. Quando Gandhi diceva: la terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di poche persone, lui voleva comunicare la sapienza cristiana nella generosa condivisione dei beni per la vita e la crescita di tutti, senza nessuna discriminazione. Se noi ci comportiamo come il ricco, diventeremo un ostacolo continuo che blocca la grazia e la misericordia di Dio ai poveri e bisognosi. Carissimi, compriamo troppi vestiti? Spendiamo troppi soldi per i divertimenti? Accumuliamo troppi giocattoli? Gesù non ci condanna, ma ci chiede una mano per far arrivare la sua generosa misericordia e la sua grazia a tutti i nostri fratelli attraverso noi. Lui ha bisogno delle nostre mani, dei nostri piedi e dei nostri cuori e della nostra buona volontà per arrivare a tutti. Forza amici, diventiamo strumenti dell'amore di Dio. Nel nostro terzo passo, convinciamoci che la vita eterna dipende dalla vita terrena. Carissimi, l'ultima parte della parabola è la parte più triste che ci sorprende con il fuoco dell'inferno e con la grazia dell'eterna consolazione del paradiso. La nostra vita terrena è un breve passaggio e una preparazione del nostro cammino per la vita eterna. Amici, siamo nati e non moriremo mai più. Siamo stati creati per godere per sempre l'amore di Dio. Il ricco è stato preso, nella sua vanità, dal consumo dell'accumulo e dall'attaccamento ai suoi beni. Il suo peccato di omissione e chiusura verso Lazzaro lo porta alla dannazione eterna. Il nostro Dio è nostro Padre e per sua natura non ci lascia mai soli e ci ama sempre. Lui cammina, gioisce e soffre con noi e non si dimentica mai dei suoi preziosi figli. Il povero mendicante viene nominato Lazzaro con un motivo molto preciso. Lazzaro è una variante di Eleazar, che significa Dio salva, Dio aiuta o salvato da Dio, aiutato da Dio. Questo vuol dire che anche quando noi non ci ricordiamo il nostro vero ruolo di essere mani, piedi e cuore di Dio, anche quando noi trascuriamo il nostro compito di aiutare i fratelli, Lui non si dimentica dei Suoi figli. Lui soffre, piange e muore. Lui soffre, piange e muore per loro, ma non per abbandonarli, ma per salvarli per la vita eterna. Convinciamoci, carissimi, che la nostra vita eterna dipende dalla nostra vita terrena. Prepariamoci bene, non perdiamo il tempo, non ci vantiamo e non ci condanniamo da soli come il ricco della parabola. San Paolo dice ai Corinzi: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Carissimi, crediamo nella vita eterna, anche se per tanti motivi negativi ci sentiamo scoraggiati, delusi e spaventati. Fidiamoci di Dio, Lui non ci deluderà mai, non ci lascerà mai da soli. Buona domenica a tutti!